Amici di Casa Massima Web, buongiorno, bentrovati come tutte le mattine dal Caffè Macondo con la rassegna stramba. È con me come al solito Marilena Rodi. Ciao Marilena. Buongiorno Gianluca. È un ospite che sveleremo dopo, meglio lo svelerai tu Marilena, visto che è stata un'idea tua. Ne parliamo dopo. Andiamo subito a vedere il giornale, come al solito Gazzetta del Mezzogiorno, Repubblica e Libero stamattina. La politica tiene banco in prima sulla Gazzetta, il rebus governo, leggo l'occhiello, il capo dello Stato in carica, il vice di Bersani, ma spuntano i primi paletti su programma e ministri. I berlusconiani vogliono il ritiro dell'IMU, mal di pancia a sinistra. Lo slalom di Letta tra PD e PDL, questo è il titolo della Gazzetta. Governo di servizio, ma non a tutti i costi. Napolitano, non c'è alternativa. Questo dice la Gazzetta in prima. Vediamo come apre invece Repubblica o Libero. Marilena, scegli tu. In realtà, stamattina abbiamo sfogliato abbondantemente i giornali prima di cominciare la puntata. Abbiamo fatto fatica a cominciare con le aperture, perché le aperture quest'oggi sono un po' spente. Forse Ristrette. perché è stato nominato Letta, probabilmente potremmo pensarle tutte. Però, in realtà, più che le prime pagine, sono più interessanti le seconde e le terze, eccetera, eccetera. Però, l'apertura di Repubblica è: Governo Letta, battaglia sui ministri. Non farò un esecutivo a tutti i costi. Berlusconi vuole Viminale e giustizia, diviso il PD. E questo, fin qui, dice Repubblica. Fin qui, dicevamo, è abbastanza noto. Libero invece apre con la politica da psicanalisi, con le sue solite vignette. Vediamo un D'Alema, un Bersani, un Bindi e un Renzi, un po' accasciati, un po' ammassati su un lettino che rappresenterebbe Letta. Infatti il titolo è Un lettino per il PD. Non volendo far esplodere il partito, Napolitano dà l'incarico all'eterna promessa Letta Junior. Brava persona, per carità, ma troppo debole per un governo che dovrebbe portarci fuori dalla crisi. E quindi, avviandoci quindi alla lettura addentrandoci nella lettura del quotidiano, vediamo proprio le differenze tra Repubblica e Libero, ovviamente di schieramenti opposti, che assolvono o come dire, edulcorano la situazione di Letta. E dentro infatti ci sono una serie di riprese, però per esempio in pagina 2 di Libero, prove di governo napoletano costretto a lanciare Letta. Troppi veti su Amato, prima scelta del Colle, il capo dello Stato chiama l'ex vice di Bersani. Lui non me l'aspettavo e già vede difficoltà. Non farò un governo a tutti i costi, ma questo lo diceva anche da ieri, lo abbiamo sentito abbondantemente. Oggi al via le consultazioni e forse lunedì si va alle Camere. Torniamo sulla Gazzetta, pagina 2, il nuovo governo, questo è ovviamente l'argomento, la decisione del Quirinale. Enrico Letta in campo, ma non a ogni costo. Fiducioso, ma siamo in terra incognita. Oggi consultazioni. E poi, sempre a pagina 2 di Gazzetta, è già scontro sulla squadra, questo è il titolo. Alfano e Mauro, i possibili vice, in lizza D'Alema, Quagliariello, Boccia, Bruno e De Castro. Ancora Gazzetta, a pagina 3, continua con questo argomento, la lunga notte di Napolitano, Amato battuto sul filo di lana, scelta in assoluta autonomia, non c'è stata nessuna pregiudiziale sul nome. Torniamo invece su Repubblica. Repubblica, sì, qui in terza pagina, siamo in terra incognita, non vado avanti a tutti i costi, ancora tutti i giornali lo riportano. Intanto c'è una curiosità che Repubblica riporta, i premi ai più giovani e va indietro nella storia. Il più giovane in assoluto è stato Giovanni Goria, aveva 43 anni quando ebbe l'incarico nel 1987. Poi in ordine ci sono Amintore Fanfani che ebbe l'incarico nel 54 a 45 anni, segue appunto Enrico Letta che ne ha 46. Aldo Moro invece nel 1963 fece il primo ministro a 47 anni, Bettino Craxi a 49 anni e 5 mesi nell'83, Massimo D'Alema aveva 49 anni e 6 mesi quando nel 98 ebbe l'incarico di governo e per chiudere Emilio Colombo a 50 anni nel 1970. Ancora politica che tiene banco stamattina, giustizia e rimborso dell'IMU, pagina 4 di Gazzetta, Silvio Dagliusa detta i paletti. Esplicito Schifani, non intendiamo firmare una cambiale in bianco. Ovviamente Silvio e Silvio Berlusconi. Sempre Gazzetta, pagina 5, con un'altra notizia, riunione segreta alla Camera, il PD prova a ricompattarsi. Aspettando le mosse del Cavaliere, Letta incontra Bersani, i capigruppo e i big del partito. Sempre qui invece c'è anche uno sguardo a Vendola, Vendola al PD, è indecente parlare di tradimento di Sel.
Questo ancora Intanto su la Gazzetta. gazzetta, dalla Gazzetta passiamo, torniamo alla Repubblica, pagina 4, blitz contro la cancelliera, il PDL vuole Schifani e scoppia il caso Viminale. Allora, se la cancelliera fino a ieri era data quasi per il 90%, diciamo, non ha confermato al 100%, spunta la colpa, secondo il PDL, che dice sciolti troppi comuni vicini al centrodestra. Ma la notizia su cui mi soffermerei è quella riportata a pagina 5 di Libero. Re Giorgio allunga le mani sulla stampa, è una cosa che a noi riguarda molto da vicino. Il presidente rivolge un appello alle forze politiche, lo allarga ai giornali, devono favorire la distensione, non rifocolare le tensioni. Vuole un bis del coro di Lodi a Monti? Eppure abbiamo visto com'è finita. In realtà questa notizia la apriamo e per onor di cronaca riportiamo un passaggio ieri in consiglio comunale, si è svolto dalle 11:30 di mattina fino alle 10 di sera. Poveri noi che l'abbiamo ascoltato, che l'abbiamo seguito tutto il giorno. E chi l'ha seguito da casa sa di che cosa stiamo parlando, perché è andato in diretta stream anche ieri. E c'è stato un passaggio in cui qualche consigliere ha invitato a portare alla luce alcuni problemi che si verificano all'interno del palazzo comunale, tipo per esempio il dovere di eseguire, tra virgolette, delle indicazioni arrivate dalla maggioranza, quindi in un certo senso dall'amministrazione, quindi l'orientamento politico, e un po' l'anarchia che regnerebbe all'interno del palazzo comunale. E quindi qualche consigliere invitava anche la stampa a intervenire con la notizia, da riportare la notizia appunto che l'orientamento politico è dell'amministrazione e l'orientamento esecutivo è dei funzionari. Ma andiamo avanti. Ancora Gazzetta, Grillo stavolta, Movimento 5 Stelle, Letta, questa quindi la stilettata di Grillo, Letta, ma sono tutti una famiglia. Questo il virgolettato di Gazzetta a pagina 7. Adesso andrei a vedere l'interno, però. Facciamo una piccola pausa, che dici, Sì, Gianluca? facciamo. Potremmo intervenire con il nostro ospite, che stamattina è Marcella Zaccheo. Buongiorno, Marcella. Buongiorno. Allora, oggi pomeriggio c'è un evento importante qui a Macondo. Eh sì, il primo di una serie di eventi che ci proponiamo di proporre appunto alla città di Casamassima. Oggi abbiamo Catena Fiorello che viene a presentarci il suo ultimo libro, Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Un libro di ricordi, di nostalgie di una famiglia ordinaria che però ha generato tre artisti straordinari che sono appunto Rosario Fiorello, Beppe Fiorello e Catena, che è una scrittrice ormai accreditata, e ha scritto oltre a Dacci oggi il nostro pane quotidiano altri due libri che sono Piccirida e Casca il mondo, casca la terra. Però mi soffermerei sul libro che presenta oggi, un libro di nostalgie, di ricordi, in cui il leitmotiv è comunque il pane quotidiano, le difficoltà di questa famiglia, soprattutto dei genitori, per procurare appunto sempre il benessere, tra virgolette, in un periodo in cui non era proprio consuetudine, a quattro figli, e quindi tant'è che lei definisce i suoi genitori addirittura dei prestigiatori, proprio perché riuscivano, nonostante le difficoltà economiche, a non far mancare mai niente ai loro figli. Quindi dacci il nostro pane quotidiano, inteso sia come pane in senso materiale che come pane in senso spirituale, immagino. Assolutamente sì. E infatti descrive, c'è proprio un capitolo in cui parla del suo primo panino, e per noi è una cosa molto comune pensare al panino con la mortadella, mentre all'epoca il panino Stiamo con la parlando degli anni mortadella, 70, sì, diciamo anni qui. 70, sì, era. E siamo ad Augusta, in Siamo ad Sicilia. Augusta, in Sicilia, una cittadina non proprio emancipata. Poi questa madre che riusciva a fare miracoli in cucina, lei parla della pasta come elemento fondamentale della cucina della sua infanzia, proprio perché la pasta è economica e si presta a diverse interpretazioni, tra virgolette. E infatti, oltre a un libro di ricordi della famiglia, a me sembra proprio un inno d'amore per la sua famiglia, per i suoi genitori e per il padre che è venuto anche a mancare nel 91. Quindi invito tutti a seguire questo incontro piacevolissimo. Io ho visto Catena Fiorello in televisione ed è una persona veramente gradevole, molto semplice, molto schietta, senza troppi fronzoli. E quindi invito appunto tutti a conoscerla. Oggi,
Ci sarà lei, però consentimi di preannunciare Assolutamente. anche il prossimo incontro di dopodomani con Marcello Veneziani, che invece ci parlerà di un altro, di un suo libro che è Vivere non basta, un libro più filosofico, ma anche poetico, lo descriverei io, in cui affronta diversi temi della vita basandosi principalmente sul concetto di felicità e una sorta di risposta che Lucillo darebbe a Seneca alle lettere che lui avrebbe inviato invece a Lucillo precedentemente. Quindi invito tutti, mi auguro di smentire il luogo comune di Casa Massima come culturalmente sterile. Vogliamo proprio strappare questa etichetta dal petto dei casamassimesi. Invito tutti, numerosi, e vi aspettiamo. A che ora si Oggi alle svolgeranno? 5 e sabato alla stessa ora. Quindi alle 17 Sì, direttamente al Caffè al Macondo in Caffè via. Macondo in via Verdi numero 5. Nei pressi della parafarmacia di ex Corso Impero, Viale delle Libertà, la traversa a sinistra avendo l'ospedale a destra, la traversa prima della parafarmacia avendo l'ospedale a destra. Abbiamo fatto un labirinto, quindi forse è più semplice, imboccando Viale della Libertà, Non sono molto brava a dare indicazioni. imboccando Viale Libertà dal corso principale, la seconda traversa a sinistra, forse altrimenti La tua pedellata, rischiamo. Gianluca, ovviamente prima Eh mattina non doveva mancare, non poteva mancare. A soprattutto poi proposito, verso me, no? certo, a proposito di pedellate, io andrei a raccontare un po' il gossip che è stata un po' la notizia di ieri, che onestamente in molti, io ero al Consiglio Comunale, ma in molti mi sono arrivate una serie di messaggi che mi stuzzicavano su questa notizia. Respinta la sospensiva di Silvio a Veronica. Silvio deve pagare Veronica. È stata respinta dalla Corte d'Appello di Milano la richiesta di sospensiva dell'ex premier Silvio Berlusconi relativa all'assegno da versare alla moglie. All'ex moglie Veronica Lario sarebbe di 3 milioni di euro. In molti sembrava che non ci fosse altra notizia ieri, piuttosto che una nomina a Letta. Una volta che c'è stata insomma, la conferma, la formalizzazione, poi si sono scatenati tutti su questa notizia, Beh, come se Silvio Berlusconi, è un insomma. personaggio mediatico, al di là delle Ah, simpatie o sicuramente, però antipatie, sicuramente stiamo un parlando personaggio. anche della vita privata. Probabilmente qualcuno mi contrasterà dicendo che riguarda quei 3 milioni di euro che dovrebbe versare all'ex moglie, potrebbero essere interessanti per il resto degli italiani, per altri versi. Però andiamo avanti. Da pagina 10 io aprirei soltanto una piccola parentesi su Renzi, perché Renzi c'è stato un momento in cui sembrava vicinissimo a prendere l'incarico di governo. Poi a un certo punto è svanito insieme ad Amato, qualcuno sui giornali scrive: meno male che Amato se ne va. A pagina 10 dicevo: prove di governo, il dilemma di Renzi, prendere il partito o rifugiarsi a Firenze. L'amicizia con Letta impedisce attacchi frontali e costringe Matteo a cambiare piani. Se l'esecutivo ottiene, è meglio restare primo cittadino e preparare il futuro, altrimenti punterà alla leadership. Gazzetta di Bari, c'è un progetto di Massimiliano Fuxas che ha vinto il progetto Bari Centrale. Un fiume verde divorerà la nera ferrovia, una collina lunga 3 km per far scomparire i binari in un tunnel. Questo è il progetto di cui ci parla la Gazzetta. Andando invece sempre sulla Gazzetta, oggi non troviamo nulla che riguardi direttamente la nostra Casa Massima, se non, no, non c'è nulla di Casa Massima, c'è invece qualcosa che Che riguarda la riguarda, discarica, mi pare. Era sì. stata chiusa, adesso i rifiuti dovranno essere inviati direttamente a Brindisi perché non è possibile nemmeno più l'utilizzo. Infatti, a pagina 9, Bari Città, i sigilli alla discarica piombano sulle elezioni. Rotunno, il sequestro, una notizia ampiamente prevedibile. Questo è il titolo della Gazzetta alle pagine provinciali, interne, quindi nel fascicolo provinciale. Sì, leggevo da stamattina sfogliando la gazzetta che c'erano un po' di notizie, chiamiamole di relax, visto che oggi è 25 aprile, c'è cioè la celebrazione della Liberazione d'Italia, della festa che sarà celebrata anche a Casa Massima oggi pomeriggio Piazza in Moro. piazza, a Piazza Moro. C'erano, dicevamo, delle notizie che insomma, sono di rilassamento. Nel frattempo, e chiudiamo perché siamo in chiusura. Avremmo avuto piacere di fare due chiacchiere stamattina con Giovanni Magipinto, che è l'organizzatore, nonché il referente dei giovani per Casa Massima, della mega festa che Casa Massima e i ragazzi di Casa Massima stanno organizzando per il prossimo fine settimana, sabato e domenica. Si tratta di Casa Massima Freestyle.
Seconda edizione, quest'anno Gianni ci diceva che punta a portare a casa massima 50.000 persone, un programma nutrito, soprattutto la star della giornata sarà Bombazza Brumotti, sì. di Striscia la Notizia. E, ovviamente i ragazzi sono talmente stanchi che sono crollati, stamattina abbiamo provato a chiamarli ma non hanno risposto, evidentemente perché è troppo presto, oggi è 25 aprile, celebrazione della festa nazionale, eccetera, eccetera. Noi possiamo augurare a Gianni soltanto un buon In bocca al lavoro. lupo. E, sperando che, insomma, nei prossimi giorni di riuscire comunque a beccarlo, ecco. Ok, quindi l'appuntamento adesso è... innanzitutto sì, ringraziamo l'edicola Macchianera che ci ha fornito la lettura dei quotidiani e vi salutiamo, vi diamo Appuntamento a domani mattina, sempre alla stessa ora. a risentirci.